Riavvierei i lavori del pomeriggio partendo dalla prima presentazione che è a cura di Ispra, Cicero Maggi Onorati Tomasetti. Tomasetti presenterà Paolo Tomasetti e ci parla delle metodiche analitiche per lo studio del biota e il ruolo della biologia marina, un contributo al sistema nazionale. Sì, buongiorno a tutti, sono particolarmente contento di essere qui e ringrazio gli organizzatori perché penso che questo rappresenti un momento di confronto, di incontro, di condivisione di alcune tematiche, problematiche, di visioni che abbiamo su questa nuova struttura, questa nuova, che forse a volte ancora non abbiamo ben compreso, almeno parlo per quanto di mia competenza. L'importanza dell'ecosistema mare in un paese come l'Italia è facilmente intuibile. Faccio scorrere velocemente tutte le leggi, norme, direttive, decreti legislativi che riguardano il mare. Le conosciamo tutti quanti bene, ma questo è giusto per dare un'idea di quante ce ne sono. Tutto questo adesso viene affidato all'SNPA, quindi la tutela del sistema mare oggi è affidata al sistema. E la legge 132 ne delinea i compiti essenziali, quindi le norme tecniche vincolanti per il sistema in materia di monitoraggio, di valutazione ambientale, di controllo, di gestione delle informazioni ambientali e di coordinamento, quindi l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo, ovviamente con l'aggiornamento. Quindi è un sistema abbastanza complesso. A tal fine, sempre nella legge 132 si dice che l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti, favorendo le più sinergie. Nulla di più condivisibile proprio, quindi siamo ben contenti di poter far parte di una struttura a rete, ovvero come si diceva questa mattina, senza gerarchie, in cui c'è un confronto tra pari e in cui comunque ognuno può dare un suo contributo e partecipare alla discussione generale. Quindi con l'SNPA, secondo noi, abbiamo una grande opportunità di crescita e di sviluppo, però ci sono dei punti nodali che ancora non sono molto chiari. Parliamo per esempio di definire e comprendere i ruoli, l'intendersi sulle regole di funzionamento, quindi come coordinarsi, e poi quindi anche problemi di integrazione, confronto e collegialità. Il tutto poi deve avere una solida base scientifica, quindi c'è bisogno di una competenza tecnico-scientifica che consenta di avere una garanzia di terzietà e autorevolezza, quindi dobbiamo essere autorevoli e l'autorevolezza la conquistiamo avendo delle solide basi scientifiche e quindi attenendoci a un percorso tecnico-scientifico solido. Le peculiarità di ISPRA e ARPA, non sono io a ricordarvele o a elencarle, quindi differenti scale territoriali, quindi le ARPA più un quotidiano in generale, l'ISPRA più in generale, gli abiti di competenza sono leggermente diversi perché le agenzie si occupano anche di salute pubblica, noi solamente di ambiente e salute degli ecosistemi, i ruoli sono più o meno definiti dalla legge 132. Questa immagine forse è un po' idilliaca romantica, quindi diciamo non proprio così che sarebbe veramente nel libro dei sogni, però diciamo qualcosa che si avvicini a una cosa del genere. Come? Tramite la realizzazione di un sistema in grado di svolgere in modo incisivo, coerente e coordinato le indagini, monitoraggi scientifici e i controlli. Uguale come? Con la costruzione di un sistema comune di esperienze e competenze finalizzato a garantire tutti gli operatori di strumenti adeguati, quindi condividere anche le metodologie e gli strumenti, per la conoscenza, la valutazione, la protezione e la prevenzione ambientale. E stamattina è stato fatto comunque un resoconto di quello che è stato il GDL Mare, quindi insomma non ripeto tutto quello di buono e i risultati ottimi che sono stati raggiunti da questo GDL Mare, ma visto che comunque noi ci poniamo in un'ottica di prospettiva, di proposte, di cosa fare per il futuro, noi siamo partiti un po' da quello che era emerso come alcune criticità del GDL Mare, quindi come punto di partenza su cui poi impostare delle attività e fare delle proposte per il futuro. Quindi le criticità in generale quali erano? Sui modelli organizzativi, quindi insomma c'erano alcune agenzie che rilevavano alcune criticità e debolezze nella gestione delle attività operative.
quindi una maggiore riflessione a livello di sistema circa i modelli organizzativi. Poi sull'omogenizzazione, anche questo è un tema molto delicato e molto sentito, e anche qui erano emerse alcune criticità gestionali e tecnico-operative, quindi si chiedeva di colmare tutti i possibili divari stabilendo metodologie, procedure e strumenti comuni utilizzando le migliori prestazioni come esempio e supporto. E anche qua tutto condivisibile. Sulla conoscenza, quindi fare uno sforzo per aumentare la conoscenza, quindi favorire il confronto, il rafforzamento della centralità delle informazioni, la semplificazione delle attività operative e la condivisione delle esperienze e delle conoscenze per raggiungere un maggior allineamento, quindi una maggiore conoscenza all'interno del sistema, quindi parlarsi di più tra di noi, cercare di condividere maggiormente le informazioni e il know-how di cui la dottoressa Ferrari stamattina parlava, insomma, quindi condividere tutto quello che si dice, si fa e forse anche si pensa tra di noi. Quindi qual è il contributo che il Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori, questo nome complicato, diciamo il Centro Nazionale dei Laboratori ISPRA vuole dare? Gli ambiti tematici sono quelli per lo studio del biota, quindi entrando adesso sul tecnico, un po' più sul dettaglio, quello che noi vogliamo proporre al sistema e quello che pensiamo possa anche essere utile al sistema. Quindi per quanto riguarda la chimica, per l'analisi del biota, quindi sempre, parliamo di concentrazione dei contaminanti nei tessuti, o negli organismi, quindi bioaccumulo e biomagnificazione. Parliamo di ecotossicologia, quindi effetto ecofisiologici ed ecotossicologici a diverso livello dell'organizzazione biologica. Poi ovviamente parliamo di struttura delle comunità bentoniche, stamattina abbiamo sentito varie volte che è comunque un elemento fondamentale, poi ci torneremo. E anche di gestione e conservazione di habitat e specie marine prioritarie di interesse naturalistico, e questo si riallaccia poi a un progetto, a un LIFE, di cui vi parlerò tra poco. Tutte queste sono comunque tematiche che sono investigate e sviluppate nei laboratori ISPRA e quindi noi vogliamo proporle e condividerle. Attraverso quali strumenti? Diciamo ci sono strumenti classici come l'elaborazione di piani di monitoraggio scientifico per la definizione dello stato di qualità degli ambienti marini ai sensi delle normative vigenti, quindi questo un po' in generale. Produzione di manuali e linee guida condivise, ci tengo a sottolineare comunque questo termine perché secondo me è importante, che descrivano metodologie per il campionamento e analisi chimiche, ecotossicologiche e biologiche. Attività di informazione e formazione, anche questa per noi è un'attività molto importante, abbiamo avuto degli esempi molto stimolanti e gratificanti in quest'ambito, quindi noi vogliamo riproporla a tutti i livelli possibili. Poi il supporto istituzionale a rete, quindi nei confronti del Ministero e delle amministrazioni locali, e poi la partecipazione ai gruppi di lavoro del sistema nazionale. Tutto questo è assolutamente in linea con quello che dice l'ISPRA, infatti c'è un'azione strategica che dice promuovere ed efficientare la capacità analitica dei laboratori in ambito SNPA, quindi tutto alla fine collide. Alcune proposte operative, quindi questo è quello che è già pronto, che è già sul tavolo, quindi le proposte operative attuabili a breve termine, quelle che già siamo disposti a condividere e a lavorare con le agenzie e con tutti gli operatori del sistema. Quindi la produzione di materiali di riferimento e organizzazione di circuito di interconfronto per i parametri previsti dalle normative. Un supporto alla rete dei laboratori del sistema nel processo di accreditamento. Organizzazione di corsi di formazione, lo ripeto perché comunque è una cosa importante, ed esercizi di interconfronto per l'applicazione di metodi analitici a livello nazionale. E ovviamente la prosecuzione della pubblicazione manualistica del sistema su metodologie di campionamento e protocolli analitici per l'analisi del biota, vedete sotto alcuni esempi, studi di fattibilità e implementazione dei criteri per il monitoraggio scientifico delle stanze prioritarie nel biota, quindi scendere anche un po' più nel dettaglio con situazioni un po' più contingenti. Veniamo un po' alla parte più strettamente biologica, quindi per quanto riguarda le comunità bentoniche, che è poi quello che più mi riguardano. Quindi per quanto riguarda il monitoraggio scientifico, contribuire all'implementazione e all'integrazione dei piani di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale di habitat sensibili di fondo duro. E qui mi ricollego a quanto detto dalla dottoressa Benedettini stamattina sul dell'ARPAT.
siamo disponibili comunque anche perché insomma il nostro personale partecipa alla definizione di questi indici e quindi comunque siamo convinti della, dell'attuabilità e quindi anche dell'uso di queste nuove metodiche. Produzione di manuali e linee guida sempre in questa habitat, quindi habitat sensibili di fondo duro, campionati in immersione subacquea, quindi anche qua sono cose che noi facciamo, quindi comunque siamo disponibili a supportare e a lavorare insieme. Poi la produzione di manuali e linee guida condivise per le metodologie di campionamento di macro zoobetto di fondi mobili, quindi dal fondo duro passiamo al fondo mobile, come strumento tecnico operativo di supporto per l'applicazione dei piani di monitoraggio per la definizione dello stato ambientale. Passiamo un po' alla tassonomia. La tassonomia, mi fa piacere che questa mattina si è parlato molto della tassonomia, quindi sono particolarmente contento che l'ARPA Toscana, ad esempio, ha fatto un investimento sia in personale che in risorse che in strutture, perché io sono un tassonomo, quindi comunque ritengo molto importante approfondire e cercare di investire in questa tematica. Quindi sulla tassonomia, anche qui, definizione di linee guida condivise per l'analisi tassonomica degli organismi bentonici basate su criteri minimi che assicurino una corretta e più omogenea restituzione del dato. Questo è un problema che noi abbiamo sempre, quindi una cosa banale, l'uniformità della bibliografia di riferimento per l'identificazione tassonomica, la definizione dei riferimenti per la nomenclatura e sistematica dei taxa, tutti dobbiamo cercare di fare queste benedette matrici nello stesso modo, in modo che poi ci capiamo. Creazione di collezioni di riferimento, questa è un'altra cosa molto importante perché le collezioni sono uno strumento operativo molto importante, non sono quei barattoli che si mettono nelle teche a prendere polvere, ma sono degli strumenti operativi fondamentali per tutti i tassonomi. Quindi la creazione di collezioni di riferimento, ovviamente fatte con tutte le procedure che assicurino comunque una valenza importante, secondo noi è un ottimo strumento di lavoro. Organizzare eventi formativi teorico-pratici per l'approfondimento delle conoscenze tassonomiche utili ad aumentare la platea di esperti. Qua sotto vedete, queste sono delle foto che noi abbiamo fatto durante il corso di formazione che c'è stato tra Procida, la parte pratica in mare, lì vedete la fase di campionamento sulla strea, e poi durante i lavori in laboratorio presso il laboratorio di ecologia del Ventus di Castel Romano. È stato un evento molto stimolante per noi e molto soddisfacente, in cui comunque abbiamo avuto la conferma, anche perché già lo sapevamo, che in molte agenzie ci sono delle unità di tassonomia, degli esperti, dei ricercatori molto preparati, quindi poi alla fine non è stato un corso tra docenti e discenti, ma è stato un confronto tra pari in cui ognuno metteva a disposizione le professionalità per cercare di creare un gruppo, di creare una rete per far emergere sia le criticità, ma anche per dare il giusto valore poi alle eccellenze che ci sono nelle diverse agenzie. Quindi è stato molto stimolante per questo e vedo in sala parecchi dei partecipanti. Come dicevo, sono un tassonomo, quindi comunque vi tocca sorbirvi di nuovo questa lamentazio sulla crisi della tassonomia, però anche se sembra una cosa ormai datata, perché qui parliamo di decenni, è un problema quanto mai attuale. Quindi, ripeto, la Convenzione sulla diversità biologica ha istituito questa Global Taxonomy Initiative per cercare di risolvere questo taxonomic impediment. Che cos'è? In pratica, la crisi della vocazione dei tassonomi. Noi sappiamo che fare il tassonomo richiede lungo tempo, richiede un investimento in ore passate al microscopio, in ore passate a guardare organismi, molto lungo, tanto che questa la National Science Foundation ha stimato sia l'addestramento dei tassonomi in termini di tempo che anche in denaro. Poi qui ci sono degli esempi di obiettivi a medio e lungo termine, ovvero ci sono quelle cose che noi comunque stiamo sviluppando e implementando presso i laboratori del Centro Nazionale e che potrebbero sembrare poi attività di ricerca, comunque sempre ricerca applicata, però comunque noi
ogni tanto, anche diciamo ultimamente sempre più spesso, veniamo sollecitati da alcune agenzie su delle tematiche o dei campi di applicazione che non sono i consueti con cui hanno a che fare quotidianamente. Quindi abbiamo deciso anche di offrire questo pannello di attività che potrebbero essere di interesse. Io ve le lascio leggere perché comunque poi credo che ognuna di esse, per chi è interessato, necessiti comunque di un approfondimento. E anche qui in sala ci sono tutti i diversi colleghi del Centro Nazionale dei Laboratori che si occupano di queste specifiche tematiche, che sono ovviamente disponibili a fornire maggiori informazioni sia adesso che in seguito, quando comunque eventualmente ce ne sarà bisogno di approfondire tutti questi aspetti. Comunque, insomma, si parla di ecotossicologia, di chimica, quindi bioaccumulo e biomagnificazione e biomarker, e anche di ecofisiologia. Il come. E tutto questo ovviamente ha bisogno comunque di un percorso che sia inserito in un certo sistema di qualità, o comunque che sia validato e testato con dei criteri rigorosi. Quindi come pensiamo poi di attuare tutte queste cose? Attraverso il confronto dell'esperienza, quindi delle agenzie, con la raccolta delle criticità, l'integrazione con le indicazioni provenienti dal mondo tecnico-scientifico nazionale ed internazionale, e con l'organizzazione di studi collaborativi che siano basati sulla sperimentazione di confronti interlaboratorio destinati alla valutazione delle caratteristiche di prestazione di procedura di misura, quindi in modo abbastanza rigoroso e formale. Per arrivare a che cosa? Qui faccio giusto due esempi. Quindi l'accreditamento delle prove, ad esempio il campionamento e l'analisi delle comunità bentoniche, l'ARPAT già ci ha detto comunque che è arrivata all'accreditamento. Questo è un esempio a cui noi stiamo lavorando e pensiamo di poterci arrivare in tempi abbastanza, non dico rapidi, ma brevi. Facendo ancora più strada, quello che ci piacerebbe fare è la certificazione degli operatori che conducono i monitoraggi. Questa è una cosa un po' più complessa, ma comunque garantirebbe la raccolta dei dati e comunque garantirebbe anche sull'esito del monitoraggio. Quindi c'è l'opportunità di poter lavorare a rete, mettendo in campo tutte le competenze disponibili attraverso uno scambio e confronto tecnico continuo per far fronte alle richieste legislative, perché comunque poi l'ambito di lavoro delle agenzie e dell'ISPRA per quanto riguarda queste tematiche sono le richieste legislative che abbiamo. Questo è qualcosa, tanto per far vedere qualcosa di concreto che già c'è, una proposta che già è sul campo ma è da riprendere. Il progetto sulla formalina nasce dall'esigenza pratica di testare e valutare l'efficacia di fissativi alternativi alla formalina, perché tutti noi che operiamo con la formalina avremmo piacere di trovare qualche altra cosa di alternativo. Anche se comunque, ad esempio nei nostri laboratori di Castel Romano, col servizio di protezione e prevenzione, pensiamo di aver raggiunto una certa sicurezza nella gestione di tale fissativo, però comunque ne faremo volentieri a meno. Questo progetto è stato portato all'attenzione di un GDL precedente, che era ricognizione dei metodi analitici che utilizzano reagenti ozono alteranti e cancerogeni, e nelle conclusioni è stato raccomandato l'attuazione di questo progetto. Quindi noi che vogliamo fare adesso? Vorremmo proporlo alla rete dei referenti per i circuiti di confronto per l'attuazione condivisa tra ISPRA e agenzie. Quindi cerchiamo volontari che insieme a noi testino questi nuovi materiali che quotidianamente noi riceviamo. Quindi ci sono diverse sia pubblicazioni ma anche semplici pubblicità o comunque mail che propongono dei prodotti nuovi. E poi c'è questa che mi piace particolarmente, perché questa era una cosa che avevo proposto tempo fa, quella del miele. Io ho proposto anche l'olio extravergine e c'erano stati alcuni sorrisini. Invece c'è qualcun altro che comunque sta testando la possibilità di utilizzare tali prodotti in determinate circostanze, o comunque può essere una cosa che approfondiremo, che potrebbe aprire anche delle prospettive nuove, non so, il miele ai policheti, agli anfipodi, aromatizzato. Questo è un esempio di un progetto LIFE che abbiamo, che è iniziato da poco, quindi a ottobre 2017, che i cui risultati hanno degli effetti pratici diretti sul sistema, secondo noi. Quindi
L'obiettivo di questo LIFE è quello della diffusione di sistemi e strumenti a sostegno dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di controllo dei rimpianti di posidonia oceanica. Quindi parliamo di trapianto di posidonia oceanica. È un LIFE governance, quindi tratta di come gestire questi tipi di attività che anche nelle finalità del LIFE sono l'ultima spiaggia, quindi non deve essere preso come una normale pratica di mitigazione degli impatti, ma questo quando proprio non c'è nient'altro da fare, si deve passare al rimpianto della posidonia, cerchiamo di farlo nel modo migliore. Quindi questo progetto LIFE si occupa di gestire questo tipo di attività. I prodotti sono tutti fruibili dal sistema, quindi sono linee guida e manuali tecnico-scientifici di supporto alle decisioni, quindi strumenti operativi pratici. Poi un sistema di gestione dati, di supporto per il controllo dei rimpianti e la redazione delle prescrizioni via, e poi dei corsi teorici inerenti il percorso decisionale per la fattibilità e modalità dei rimpianti. Là dietro c'è anche un poster che illustra un po' più in dettaglio tutte queste attività, che vi invito a leggere. Quindi ricapitolando, massima disponibilità per qualunque cosa, quindi collaborazioni, organizzazione di eventi formativi. Qui tra parentesi ho messo alternanza scuola-lavoro, perché è una cosa nuova che secondo noi potrebbe avere uno sviluppo e anche una valenza particolare per gli istituti di ricerca, anche per le agenzie, anzi per le agenzie forse ancora di più, perché sono ancora più radicate sul territorio, hanno un contatto ancora più immediato. Noi abbiamo avuto delle esperienze quest'anno con questi progetti di alternanza scuola-lavoro, sono stati soddisfacenti, gratificanti per noi, e veniamo anche contattati da realtà extra-romane, quindi da altre città, altre regioni. E questo potrebbe essere un modo per lavorare insieme, quindi cercare di far lavorare ISPRA e le regioni che sono interessate in questi progetti di alternanza scuola-lavoro, creando e progettando un progetto insieme. Qui ho messo anche la condivisione in ambito di protezione e prevenzione, perché comunque ad esempio il problema della formalina o anche quello dei mezzi nautici, delle attività subacquee, è un problema che ho visto che è molto rilevante e che potremo affrontarlo insieme molto volentieri. Grazie a tutti. State bravo, eh? Grazie Paolo, grazie per la qualità dell'intervento, per le proposte e per la disponibilità dimostrata.